I tecnici, come l'ingegnere Angelo Di Bella, sono ancora al lavoro per una stima dei danni causati dal maltempo. Si prevedono davvero importanti. Maltempo che lo scorso fine settimana ha colpito la parte sud della provincia di Salerno, ed in particolare il Vallo di Diano. Qui a fare i maggiori danni è stato il torrente Marza tra Teggiano e San Rufo. Problemi anche per tutti i canali di raccolta delle acque piovane. Gravi danni a Sassano, dove l'acqua è entrata ai primi piani di una cinquantina di abitazioni che sono state raggiunte con un gommone dai volontari della Protezione Civile. Fortunatamente non è stato necessario evacuare l'area. La situazione d'emergenza è rientrata, ma l'intero territorio continua a rimanere sotto osservazione. I tecnici comunali hanno avviato i sopralluoghi nelle aree maggiormente allagate per quantificare i danni e per stabilire gli eventuali interventi di somma urgenza da eseguire a tutela del territorio e della pubblica sicurezza. Eventi che si potevano prevedere, dice l'ex sindaco di Sassano, già presidente del Parco Nazionale del Cilento e attuale consigliere regionale Pellegrino. Consigliere, purtroppo anche la sua Sassano, anzi principalmente la sua Sassano, è stata colpita da questa ondata di maltempo. Ora tutto sembra volgere al meglio, però bisogna trovare rimedi perché è un fatto ricorrente. Beh, purtroppo sì, purtroppo è un fatto ricorrente, io l'ho più volte denunciato. Il problema legato al Tanagro, che versa in uno stato di abbandono per un problema anche di vuoto normativo, va detto anche da questo va sottolineato, è un tema che determina rischio e pericolo per le nostre comunità. E ancora una volta l'abbiamo visto in questi giorni. Io innanzitutto esprimo chiaramente alle famiglie che hanno avuto dei danni non di poco conto, questa mattina ne ho sentito alcune, e esprimo la mia solidarietà, la mia vicinanza. Non è possibile che basta ormai una giornata di pioggia e mettere in ginocchio le comunità. Non è possibile che ormai per fare una pulizia di un corso d'acqua ci vogliono infiniti pareri. Non è possibile che noi per non poter mettere in campo un'azione concreta e forte per tutta appunto questa burocrazia facciamo rischiare tante famiglie appena appunto le condizioni climatiche cambiano. Ecco, io penso che veramente c'è una grande indignazione rispetto a questo tema. Io sono anni ormai che ne parlo, sono anni che faccio questa denuncia. Anche adesso da consigliere regionale ho già chiesto che noi dobbiamo rivedere alcuni aspetti normativi che attengono ovviamente quelli che attengono la regione, così come il Tanagro non può essere ormai abbandonato a se stesso, ma deve rientrare in quei corsi d'acqua, magari farli rientrare nelle competenze anche dei consorzi, del consorzio di bonifica. Bisogna chiaramente accelerare e velocizzare una serie di interventi strutturali che attengono il dissesto idrogeologico e attengono quindi la manutenzione del territorio, perché altrimenti continueremo a rincorrere i problemi. L'abbiamo visto nelle settimane scorse nel corso di Policastro, le abbiamo visto in altre zone, e ripeto, la situazione oggi, il tema della messa in sicurezza del territorio e il tema della manutenzione e del dissesto idrogeologico deve rappresentare un'assoluta priorità.